non è vigata, eh. Non è vigata. Mi raccomando, non è vigata. Non è vigata, è punta secca. Sarebbe marinella, ma è sempre punta secca. E gustatevela nelle splendide immagini della nostra sigla. Torniamo tra un minuto. Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì. Rita Levi Montalcini. Spesso la vita ci pone di fronte a un bivio: vincere o perdere, lottare o abbandonarsi alla sconfitta. Oggi qui a Ragusa, in occasione della maratona, Silvia Furlani da Udine ci ha dimostrato che un passo alla volta si può sconfiggere qualsiasi nemico, anche se ha il nome della sclerosi multipla. Silvia Furlani, da Udine a Ragusa per iniziare il 2020, come hai finito, insomma, tanti anni precedenti, cioè correndo. Da dove parte la tua motivazione? Come sappiamo, porti un messaggio molto importante con te sulla strada. Che ti devo dire? Sono ammalata, sì, da tantissimi anni ormai, perché avevo, essendo alle soglie dei 60 anni ormai, mi sono ammalata a 31 anni e diciamo che per me lo sport è stata la mia seconda rivincita e me la sto giocando apertamente, senza mezze misure. Magari anche oltrepassando dei limiti, ma chi se ne frega, l'importante è esserci. Quante maratone hai fatto l'anno scorso? Mi dicevi prima... Ah, ne ho fatte 25, mezza maratone. Bisogna dire la verità che 25 volte mi si è aperto mi si è data la possibilità di poter partecipare, visto che io sono quella che deve partire prima di tutti, perché avendo la problematica della gamba sinistra che non riesco giustamente più a correre, quindi devo camminare, quindi partendo prima... Non so, tipo alle 6 di mattina, mi faccio 6 ore di camminata, raggiungo i top runner, che io sono una top runner, e ce la ridiamo e arriviamo tutti quanti al traguardo. Della sera tutti possono farcela, dai. Tu hai detto spesso all'arrivo che la vita è una sola. Cioè, questa è una frase semplicissima, ma nella semplicità c'è tutto quello che tu ti porti dentro quando sei in strada per ore ed ore. Eh sì, perché io ti dico la verità, ci si dimentica che effettivamente abbiamo un'unica vita. Perché stare a pensare, ho la sclerosi multipla, questo o quello? È tempo perso. Cioè, vabbè, si sa i problemi che ci sono, se li elabora, si va avanti, perché insomma, il tempo è prezioso, la vita ti scorre veramente fra le mani. Il tempo poi non torna indietro, è come io dico sempre, cioè, come il tic-tac dell'orologio, finché fa tic-tac bisogna andare avanti, quando non fa più tic-tac ci penserà qualcun altro, intanto andiamo avanti, dai. A proposito di tic-tac, fra poche ore sarai in strada, quindi per la prima maratona del 2020, la maratona di Ragusa, ma cosa senti tu prima di ogni gara? C'è qualcosa di... che cresce dentro di te o ormai ti sei abituata, non credo? No, non ci si abitua mai, anzi, c'è sempre una tensione nervosa, ce la farò, sì, cioè, come se un po' un conflitto con due personalità, perché io dico sempre, io sono un gemelli, sono un doppia personalità, una parte dice, ma sì, chi se ne frega, domani spacchi tutto, vai, fai, ti diverti, e l'altra, ma no, io cago sotto, io cioè... E magari sì, riesco a gestire la gamba, come faccio?
Poi devo stare dentro ai tempi, perché giustamente non posso creare un ulteriore disagio all'organizzatore, quindi tutto un po'. Poi dopo, quando parto, dopo non penso più a niente, dai. È il momento prima, dai. Comunque finché c'è l'adrenalina, il nervosismo, la tensione nervosa, vuol dire che c'è tanto da fare ancora. E ci sarà tanto da fare, perché domani è solo la prima di un 2020 che ti vedrà compiere 60 anni. Ma guarda questo! Sì, vabbè. Non si dice tra delle signore. No, ma non è quello. Io dico sempre, il fofone risponde sempre a un numero, dipende dallo spirito. Lo spirito deve prevalere su tutto, perché l'età, sì, uno può essere vecchio anche 20 anni se non ha stimoli, se non ha niente da dare, niente da ricevere. Quindi finché io avrò lo stimolo, la voglia di andare avanti, mi ritterrò sempre una giamburrasca. È fuori dalle righe, come la mia personalità d'altronde. Io questa cosa dell'età te l'ho detto apposta, perché tu, oltre a portare questo messaggio legato alla tua situazione, come dire, di salute, lo porti liberamente in generale, perché comunque bisogna sempre andare avanti, passo dopo passo. Certo, perché insomma, cosa devi stare a pensare a questo o a quello? È tempo perso, guardiamo oltre, guardiamo cosa si può fare, come si può crescere, come si può far crescere qualcun altro, magari portando avanti dei segnali positivi. Bisogna imparare a sorridere di più, e amarsi di più, e amare di più. Questo è il vero valore. Marco, che è il simbolo del traguardo, dell'arrivo di ogni corsa, è un simbolo. Anche per Silvia Furlani, che di arrivi ne ha fatti tanti in tutta Italia, ogni volta è un'emozione diversa, particolare, speciale. Supera te stesso e supererai il mondo. Sant'Agostino.